hai tra i 16 e i 35 anni, non segui alcun corso di studio, non hai le idee chiare su cosa vuoi fare da grande? Per info benessere giovani @comune.grottaminarda.av.it oppure chiama il 320-2582-525. Una lettera a Mattarella perché intervenga a fermare derive antidemocratiche. Nel mirino il sottosegretario Sibilia che con altri parlamentari commissiona la gogna pubblica contro chi ha espresso dissenso nel ruolo di consigliere comunale. L'invito alle dimissioni da parte del sindaco, nessuna contrarietà al Ferragosto ma ad atti illegittimi, sono i contenuti della conferenza stampa tenuta da Arace, Preziosi, La Verde, Pizza, Bilotta, Pericolo, Giordano e Verrengia. I consiglieri hanno ringraziato per la solidarietà ricevuta in queste ore, ultima quella di presidente e vice del consiglio comunale. Poi hanno così commentato l'iniziativa del movimento. Il fatto che ad essere il mandante morale e politico di questa operazione vergogna, che sono i manifesti 6x3, sia addirittura un sottosegretario della Repubblica Italiana, ci dice tutto sul disprezzo delle istituzioni che oggi chi non ha competenze sembra avere accesso e chi invece, come dire, pratica la libertà come propria ragione dell'impegno politico, invece va punito. Oltre La Verde, volendo riassumere con un aggettivo l'iniziativa del Movimento 5 Stelle, quale utilizzerebbe? Ma ne utilizzerei due, ridicolo ma preoccupante anche al tempo stesso, perché quello che è stato fatto è di una gravità inaudita, soprattutto quando a quanto pare il promotore è stato un rappresentante del governo nazionale. Volendo riassumere con un aggettivo questa iniziativa del Movimento 5 Stelle, quale utilizzerebbe? Becera e vile. Lei ha detto da oggi in poi Ciampi sarà Ciampi, non più il sindaco, perché? Ma credo che un sindaco che menta alla città, oltre che alle sue istituzioni, perché Ciampi ci ha detto una cosa ben diversa in conferenza dei capigruppo rispetto a quello che poi aveva già fatto e stava già facendo in quel momento, evidentemente non merita di fare il sindaco di questa città. Ha mentito alla città, ha mentito alle istituzioni e questo non è un fatto tollerabile. Anche Preziosi stigmatizza l'iniziativa dei grillini e rilancia sul Ferragosto denunciando nuove irregolarità. Il Ferragosto viene organizzato con uno spostamento di fondi soggetti a IVA e destinati alle manifestazioni per la sicurezza stradale. Mi meraviglio che non c'è la firma del comandante Arvonio sotto gli atti. E viene dato sotto forma di contributo che non è soggetto a IVA, quindi hanno una diversa fiscalità, per cui per il momento ci stiamo zitti, noi diciamo che, ma dopo chiederemo conto anche su questo aspetto che per noi è molto grave, ma la verità vera è che, ve lo dico e ve lo confermo adesso, i danni causa di Ciampi stanno facendo di tutto per farlo dimettere o costringere noi alle dimissioni, perché evidentemente hanno interesse a far venire un commissario e attendere un anno. Noi questa possibilità non gliela daremo.